E benvenuti in questo nuovo video. Oggi si parla non di partite, non di analisi, si parla di calciomercato. Andatevi a recuperare il video che abbiamo fatto ieri. Abbiamo fatto una specie di analisi a freddo di Lazio-Venezia finita 3-1, andando un po' a analizzare tutti i dettagli della partita, ripercorrendo un po' i momenti salienti e andando un po' a dare una valutazione ai giocatori, andando a sentire quello che ha detto Di Francesco. E abbiamo dato le nostre considerazioni, quindi andatevelo a recuperare, è uscito ieri sera alla fine. All'indomani della partita Antonelli è andato subito sul mercato, probabilmente erano operazioni che erano già in chiusura, ma ci è andato diciamo più convinto ancora, forse dopo quanto è successo, comunque viste tutte le mancanze che ci sono in squadra, e ha chiuso Nicolas Caviglia, che dovrebbe aver già firmato nella giornata di ieri, e oggi dovrebbe uscire l'annuncio comunque sui social e sul sito. E un altro colpo in chiusura è quello di Joel Chintien, tra l'altro gran nome, porta bene a noi almeno. Sono due innesti importantissimi in due zone di campo dove comunque una, soprattutto quella del centrocampo, dove un innesto serviva come il pane, soprattutto vista la situazione Tesman, sì. Che ad oggi ancora, tra l'altro, Non si è sbloccata. Okay. Antonelli è stato chiaro, ha detto che è fuori dal progetto, quindi dovrà trovarsi una squadra, speriamo, entro la fine del mercato, che qualcosa si sblocchi, magari proprio gli ultimi giorni. Per quanto riguarda la difesa, va un po' a puntellare un reparto che comunque, secondo me, è ben fornito, manca qualcosa. Abbiamo visto che non è un reparto perfetto, abbiamo visto soprattutto il Lazio-Venezia, dove i gol vengono da tre errori dei singoli e tre errori dei difensori, quindi qualcosa c'è da fare, ma non da rivoluzionare, secondo me. Da aggiustare qualcosa. Esatto. Andiamo al focus del video e andiamo un po' a analizzare i giocatori e a vedere un po' le caratteristiche. Nicolas Caviglia arriva per 5 milioni di euro, compresi i bonus, 3,5 di parte fissa e 1,5 di bonus. Esatto, è un'operazione comunque ingente, si è cercato di ridefinire la trattativa, soprattutto visto la mancata partenza di Tesma, comunque mi pare che le cifre siano cambiate solo da un punto di vista di parte fissa. Mi pare che noi adesso di parte fissa daremo un po' meno alla Juve, prima si parlava di 4, quindi siamo riusciti ad avere una specie di sconto, così sembra, sulla parte fissa, e il resto lo paghiamo in bonus sostanzialmente, vista proprio la mancata partenza di Tesma, che non ti dà liquidità, denaro per poter operare in maniera agevole. Però meno male, siamo riusciti a chiuderlo lo stesso. E andiamo a vedere un po' i dettagli del giocatore, insomma. Nicolas Caviglia è un classe 2000, quindi ha 24 anni. La squadra da cui proviene, la Juventus, è alto 1,84, di ruolo al centrocampista, di nazionale italiana. E di piede destro, la cifra del trasferimento, come detto, 5 milioni, la durata del contratto di 4 anni. La scorsa stagione, 23-24, ha giocato 10 partite e ha fatto un assist alla Juventus, questo. Mentre la stagione ancora precedente, 22-23, ha fatto metà anno al Sud Tirol in prestito, sempre dalla Juventus, e l'altra parte dell'anno, da gennaio in poi, è stato in prestito alla Salernitana. E in questa stagione ha giocato 30 partite e ha fatto 3 gol. Sì, tra Sud Tirol e Salernitana. Allora, si può dire che sia un giocatore che ha grande piede, è un giocatore che l'anno scorso ha potuto giocare poco, ha fatto tanta panchina con Allegri, però quelle poche volte che è entrato, secondo me, ha sempre fatto bene, si è sempre distinto, diciamo. Ha grandi doti da playmaker, è uno che ti fa girare la squadra sia in orizzontale che ti fa andare anche in verticale quando ne hai bisogno. È un giocatore che ha qualità, è bravo nei lanci lunghi, che ha anche grande classe nei movimenti, quindi andate a vedere qualche video e poi insomma ne riparliamo, magari commentate sotto se siete d'accordo con me. E secondo me viene qua ovviamente per fare il titolare, anche per le cifre spese, no? Sì. Quindi si andrebbe a formare a questo punto il centrocampo a due, Duncan, Nicolas Caviglia, uno con caratteristiche più di interdizione, di copertura, diciamo, alla Duncan, che fa legna per l'appunto, e uno più qualitativo, con qualità nei piedi, come Nicolas Caviglia, che ti fa appunto girare la squadra con qualità. Esatto, però in questo caso Busio sarebbe fuori. Esatto, cioè quello è il pensiero che non riesco a capire bene, nel senso, o cambiamo modo di giocare per far entrare Busio proprio, cioè mi sembra strano che venga in Serie A e poi non lo fai giocare, cioè sì, o gli fai fare la riserva comunque, sì, no. Quindi boh, cioè o si cambierà modulo, magari durante la stagione non si giocherà sempre così, quindi si giocherà
4-3-3, come piace a Di Francesco, uno dei suoi moduli preferiti, uno dei suoi moduli che ha utilizzato di più nella sua carriera, o se no non troverà molto spazio, perché io presumo che il centrocampo sia Duncan Nicolussi a questo punto. Poi invece, se si giocherà a 3 a centrocampo, sarà Duncan a sinistra, mezzala a sinistra, regista a questo punto Nicolussi, e a destra Busio, o insomma Duncan a destra e Busio a sinistra, vedrà il mister. Comunque un po' questa è l'incognita, ecco. Sì. Boh, sarà da vedere, vedrà il mister. Comunque è meglio avere un'alternativa di modulo che poter dover giocare solo a 2 centrocampo, perché sono quelli, insomma, meglio così. Però comunque presumo che, vista la preparazione fatta sul 3-4-2-1, si va avanti su quelli. Però non è detto, perché anche l'anno scorso alla fine col Frosinone ha cambiato modulo. Sì, quello è vero, le ultime giornate, sì. Si vedrà comunque. Sì, staremo a vedere. Comunque avrà la sua centralità Nicolussi. Sì. Ed è un acquisto che assolutamente, ovviamente, approviamo, direi. Sì, assolutamente. Anche vedendo il prezzo che... Sì, secondo me è vantaggioso. Esatto. È un giocatore che secondo me li vale. Per quanto ho fatto vedere, li vale, ed è comunque un prospetto alla fine. Sì. Joel Chintien invece arriva per 3 milioni e mezzo di euro, sempre da Loven come Sagrado. Sì. È un classe 2002, quindi ha 22 anni, proviene da Loven, è alto 1,88, di nazionalità belga. Di ruolo fa il difensore centrale di piede destro, il contratto è di 4 anni. L'anno precedente, quindi 23-24, ha fatto 38 partite e un gol e 3 assist. Allora, un difensore molto fisico, molto bravo nei contrasti, nell'intercetto, però secondo me la caratteristica per cui ha fatto, diciamo, sì che Antonelli andasse a prenderlo è la fase di impostazione. È un giocatore che dai dati si vede che è molto bravo nella fase di costruzione, col 75% di passaggi riusciti nella metà campo avversaria, quindi uno molto preciso e che può essere veramente una risorsa preziosissima per la fase di costruzione. Quindi non vorrei che fosse proprio preso più in ottica di mi serve uno che costruisca bene da dietro rispetto che uno che sia perfetto dalla fase difensiva. Mi sembra più bravo quasi a costruire che magari a difendere, ecco. Almeno questo dicono i dati, poi vedremo il campo cosa ci dirà. Nell'Oven giocava come braccetto di destra, se non sbaglio, e quindi da questo presupposto mi ricorda un po' per certi versi Itzes, perché gioca nello stesso ruolo, come fisicità mi sembra abbastanza simile. A questo punto, cioè, mi è venuto anche il dubbio, cioè, viene qua per fare la riserva di Itzes o per essere il suo sostituto, perché Itzes può essere ceduto negli ultimi giorni di mercato? Speriamo di no, questo. No, cioè, mi auguro che si tengano tutti e due, si alternino. O proprio un altro pensiero che mi è venuto è: essendo lui bravo in costruzione, nella difesa 3 andrebbe a essere il centrale, quindi andrebbe a costruire dal centro, quindi a questo punto al posto di Svoboda. È un dubbio che mi è venuto, vedrà il mister, però secondo me può essere anche questa una soluzione, perché al centro occorrerebbe uno che sa costruire, facesse un po' anche il regista di difesa, quindi avresti Nicolussi Caviglia a costruire, sì, e dietro di lui un altro che comunque è capace. Esatto. Sarebbe una soluzione molto interessante se fosse così. Quindi secondo me due operazioni veramente da non sottovalutare, due operazioni molto intelligenti. Speriamo che il mercato non sia finito qui, perché secondo me c'è ancora da fare, soprattutto nelle tre quarti. È qualcosa, infatti, sembra che si stia muovendo, ma al limite ne parleremo in un altro video. Andatevi un po' anche voi a vedere le statistiche, i video di questi giocatori per capire meglio, e magari diteci anche la vostra dopo averli visti, e scriveteci qua sotto cosa ne pensate, cosa magari ci è sfuggito a noi e cosa avete visto voi. Esatto, quindi iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, lasciate un like se vi è piaciuto il video e ci vediamo alla prossima. Sempre Forza Unione. Sempre Forza Venezia.